Ciao bella gente, oggi andremo a cucinare l'arrosto di maiale scherzone di Soma, quello che cucina nel primo episodio di Food Wars Shokugeki no Soma, per far cambiare opinione al ristorante e ai planner. Ma adesso spostiamoci in cucina per incominciare a cucinare. Iniziamo con gli ingredienti. Allora, patate, cipolla, funghi, pancetta barra bacon, sale, rosmarino crescione, burro, vino rosso, sakè, soia e olio extravergine di oliva. Per prima cosa tagliamo le patate in questo modo. Poi la stessa cosa vale per i funghi. State molto attenti al coltello. Li potete tagliare a cubetti grossolanamente, più piccoli sono, meglio è. Adesso passiamo anche con la cipolla. Mettiamo qui. Tagliamo le due estremità della buccia. Togliamo la buccia esteriore. Attenti a non far piangere. E anche questa la possiamo tagliare grossolanamente. Le patate le andiamo a mettere nella nostra vaporiera per farle ammorbidire un pochettino. Prendiamo le nostre patate, attenzione che sono bollenti, e andiamo a mettere il nostro piatto. Con questo dopo faremo il purè, il ripieno del nostro arrosto. Adesso che si sono raffreddate, possiamo togliere la buccia. Questo processo è molto facile. Una volta che abbiamo sbucciate, otterrete questo risultato. E andiamo a schiacciare con la forchetta, ottenendo una purea. E mettiamo anche un po' di sale. Adesso abbiamo ottenuto questo risultato. Adesso lo lasciamo un po' riposare e andiamo a fare altri lavori. Adesso mettiamo un po' d'olio nella padella. Adesso mettiamo la nostra cipolla e i funghi tritati e li facciamo un po' friggere con l'olio. Sentirete che buon odorino. Non dimentichiamoci un pizzico di sale. Una volta finito, lo andiamo a mettere insieme al nostro purè di patate. Andiamo a mettere il nostro composto nel nostro purè. E lo andiamo a mantecare un pochettino. Con le mani facciamo una specie di forma rettangolare, in questo modo, mescolando per bene tutti gli ingredienti. E questo sarà il nostro ripieno. Prendiamo il nostro ripieno e andiamo ad adagiare in questa teglietta. Poi prendiamo il bacon e lo andiamo a vestire. In questo modo.
in questo modo. Poi prendiamo un po' di rosmarino, ed è pronto per infornarlo dentro al nostro forno per una temperatura di 190-200 gradi per un paio di minuti. Mettiamo all'incirca 50 g di burro nella padella e lasciamo un po' sciogliere. Poi prendiamo il nostro vino rosso, fate attenzione, e lo facciamo sfumare un pochettino. Questo sarà la base della nostra salsa, insieme un po' di salsa di soia, un po' di sake. Una volta sciolto il burro, facciamo evaporare un po' l'alcol e otterrete una salsina molto speciale, molto buona e saporita. Ed ecco il nostro arrosto. Adesso gli andiamo a mettere la nostra salsina speciale sopra. Ed per guarnizione mettiamo un po' di crescione ed ecco il nostro piatto. Delicious or disgusting? Sì, これ焼かれたベーコンの香ばしい肉じゃが。